settori in continuo cambiamento come quello dei rifiuti, precisione ed efficienza sono caratteristiche imprescindibili che un gestionale deve avere. È fondamentale, appunto, poter disporre di strumenti innovativi in grado di raccogliere la sfida lanciata dalla trasformazione digitale. Questo è il presupposto alla base di lavoro e sviluppo dei nostri software ed è anche la filosofia che ha portato alla realizzazione di iSmartHub. Cos'è iSmartHub? iSmartHub è un innovativo applicativo web che permette di semplificare l'interazione e lo scambio di informazioni tra clienti e fornitore. Il nuovo portale offre un accesso unificato per tutti i soggetti coinvolti. Ogni informazione trova la giusta collocazione, offrendo un quadro completo di tutte le attività. In questo modo tutte le informazioni diventano facilmente accessibili e modificabili da tutte le parti in causa, dando piena autonomia all'utente. Supponiamo il caso io sia un produttore e devo conferire in un impianto un determinato rifiuto. Una volta effettuato l'accesso al portale, avrò a disposizione una serie di funzionalità, ovvero: la prima delle funzionalità è quella di personalizzare la propria home page, ad esempio con i conferimenti da riconfermare o ripianificare o i prossimi conferimenti che abbiamo inserito a calendario. Mettiamo il caso abbia bisogno di prenotare un nuovo conferimento. Non devo far altro che entrare nella sessione apposta, cliccare sul riferimento relativo a quel conferimento e andare sulla mia agenda personale. Con un doppio clic potrò scegliere i dettagli del nuovo conferimento e andare sulla mia agenda personale e prenotare il conferimento. A questo punto il destinatario potrà sia accettare, annullare o ripianificare tale conferimento. Sempre nella sessione home avrò una notifica che mi indicherà la nuova data prevista per il conferimento e potrò accettarla o eventualmente rifiutarla e riprogrammarla. Tutto questo è sempre a portata di mano nella mia agenda personale, dove ci sono tutti i conferimenti in varie viste, sia per settimana che per giorni lavorativi o per il mensile. Potrò cliccare sui singoli conferimenti e andarne a vedere il dettaglio e contestualmente apportare eventuali modifiche. Un'altra funzione importante è la lista movimenti, che mi permette di tenere sott'occhio il quadro completo di tutti i conferimenti che ho svolto. Non solo, ho la possibilità di avere i dettagli, di scaricare l'allegato annesso o semplicemente di visionare l'anteprima. Posso inoltre, nel caso in cui il destinatario si occupi di tenermi il registro, andarmelo a ristampare direttamente dal portale, selezionando le date di riferimento e cliccando stampa. Un'altra delle funzioni che mi permette il portale è quella di, in autonomia, estrapolarmi una statistica dei movimenti da un determinato periodo o applicando determinati filtri, tipo il produttore. Non per ultimo, posso andare direttamente dal portale a visualizzare le omologhe, i dettagli relativi, nonché andare ad inserire una nuova richiesta d'omologa direttamente dal portale, compilandola ed inviandola al destinatario. L'esempio che abbiamo appena visto si rifà a una casistica ben precisa e chiama in causa solo due dei possibili soggetti coinvolti. Ma l'utilizzo dell'applicativo è da estendersi a tutte le casistiche possibili e a qualsiasi attore della complessa catena della gestione dei rifiuti.